Ciao, sono Duke. Oggi vi propongo un nuovo match di Scrolls contro Celephon che ha un mazzo Growth. Facciamo partire il match. Inizia lui. Io pesco, vediamo, niente di particolarmente buono. Ho qualche creaturina piccola per iniziare, però fin troppo piccole, perché ho due Gravelock Rider e uno di questi Dust Runner che, come saprete, uccidono le creature che hanno fino a un massimo di 3 di difesa, quindi anche se è uno di attacco, in realtà distrugge direttamente le creature che hanno fino a 3 di difesa. Parto quindi con una serie di creaturine che non sono così utili, soprattutto contro Growth, che ha carte quali Quake. È una carta Quake che fa danno due danni a tutte le creature, quindi sostanzialmente se avete cose troppo piccole rischiano di sparirvi tutte immediatamente. Classica partenza da Growth con Sister of the Fox, che consente di pescare una carta. Carta molto buona. Io non posso spostarmi fino a raggiungere Sister of the Fox, quindi scelgo di attaccare un idolo. Lui si usa Fertile Soil sulla sua stessa creatura, perché questa è una carta che al costo di una creatura sacrificata ti fa pescare 3 Scrolls. Anche questa è un'ottima carta. Pesco un Solemn Giant e qua fermo un attimo la riproduzione della partita per far vedere Solemn Giant. Ne ho solo uno purtroppo, dovrei dedicarmi di più a cercare le carte che mi servono. Questa creatura ha 8 di attacco, quindi molto, 4 di difesa va bene e costa solo 4, ma come fa a avere un attacco così alto costando solo 4? Perché il countdown non scende automaticamente, devo pagare io 2 di energy per far scendere di 2 il countdown, quindi ogni volta che voglio che attacchi devo pagare fino a 6 di energy. Quindi ora rifacciamo partire, è una carta che secondo me è molto molto forte, devo assolutamente fare qualche scambio per averne altre 2. Ora faccio un po' di movimenti tattici qua sulla scacchiera. Dai, coraggio, coraggio, ce la puoi fare. Sposta tutto. Ah, qua sto pagando un po' di costo per far scendere il countdown del Solemn Giant. Pago tutti i 4 che ho, poi dicevo faccio qualche spostamento tattico e riesco così a mettere quei 2 in modo da attaccare l'idolo già danneggiato e lo porto a 5. Ricordo sempre, per chi non conoscesse Scrolls, ecco il Quake, 2 danni a tutto, che bello. Avevo in campo 5 creature contro le sue 0, un Quake, e ne è rimasta solo una, che comunque è pesantemente danneggiata. Dicevo, per chi non conosce Scrolls, per vincere la partita bisogna distruggere almeno 3 dei 5 idoli del nostro avversario. Ora scelgo di attaccare pagando 2 di energy col mio gigante e distruggere l'idolo che era a 5. Ho preferito distruggere direttamente quell'idolo già danneggiato e non attaccare un altro, presumendo che arrivasse qualcosa per bloccare. Lui gioca il Rat King, che fa spawnare 3 ratti, 3 topi, e un'altra Sister of the Fox. Qua il problema di base è che il mio avversario inizia ad avere una buona quantità di mana, e Growth è molto pericoloso perché Energy in questo momento non è ancora fortissimo in late game, anche se domani, anzi oggi, uscirà una patch e dovrebbe renderlo migliore. Comunque poi gioco una pozione di resistenza sul mio gigante solenne, che fa sì che subisca solo un danno per ogni attacco che riceve nei prossimi 3 turni. Qua il mio avversario allinea le sue creature in modo da fare 3 danni all'automata Forge, che produce creaturine ogni volta che il suo countdown arriva a 0. Io metto davanti una creatura per proteggerlo, e il motivo per cui lo metto davanti, fermo un attimo il gioco. Lui ora ha usato 2 Frost Gale che fanno un danno a tutte le unità, quindi ha danneggiato sia i suoi ma anche i miei, solo che le mie creature erano molto più forti, quindi ci ha guadagnato. Dicevo, ho messo davanti questo, che è una buona creatura, può sembrare una mossa stupida, perché metterlo davanti sia una buona creatura perché ha armor, cioè tutti gli attacchi che lui subisce vengono ridotti di 1, e il mio avversario aveva in campo solamente creature che fanno 1 di danno, quindi avrei subito 0. Peccato che ha utilizzato una magia e quindi mi sono beccato comunque danni e tutto il resto è morto, purtroppo. Il mio avversario sacrifica per Scroll, pesca delle creaturine, dei lupi che hanno attacco rapido, diciamo, hanno haste, ossia attaccano allo stesso turno in cui entrano in gioco. Io pesco un Gravelock Elder che non mi serve molto, quindi sacrifico per 2 altre carte, purtroppo nessuna delle 2 mi serve tantissimo.
metto il mio cannone gigante dietro per proteggerlo, uso su di lui la frusta Iron Whip che gli abbassa di uno il countdown a costo di uno di danno per farlo attaccare subito. Purtroppo questo non mi serve tantissimo, arrivano altre creature dal mio avversario. Questa è una creatura molto forte, il Kingfolk Veteran, scusate, perché attacca anche lui nello stesso turno in cui entra in gioco, quindi è una sorpresa, non lo puoi prevedere. Gioco un altro, Cannon Automaton, mi piace questa carta perché in combinazione con quella che l'ha fatta attaccare due volte può distruggere direttamente un idolo. Arriva questa carta poco usata, secondo me, è utile solo contro i mazzi che attaccano in melee, perché sostanzialmente è un buon muro per quando il tuo avversario ha solo attacchi melee, perché se lo attacchi a corpo a corpo anche la tua creatura viene distrutta. A questo punto vedete che il mio avversario sembra decisamente in vantaggio, io uso un altro Iron Whip per far attaccare il mio cannone e distruggo quel suo stupido creaturino, giusto perché avevo bisogno insomma di liberare un po' di spazio. Lui gioca anche un Kickfall Jar, che è una carta abbastanza forte, perché come possiamo leggere, sostanzialmente quando lui attacca, per ogni creatura che ha vicino, lui prende più uno di attacco, quindi se lo posizioniamo bene può prendere fino a più 6 di attacco e fare 10 danni in un colpo, che non è male, non è affatto male. Io gioco le mie creature ai lati perché in questo momento non potrei contrastarlo direttamente. Un altro Fertile Soil da parte sua, carta ottima. Notiamo una cosa, io in mano due carte non particolarmente forti, lui quattro carte e ha anche 8 mana contro i miei 6, e sulla scacchiera sembra molto meglio la sua mano, insomma, sembra avvantaggiato. Però io ora mi ritrovo a poter attaccare e fare 9 danni, purtroppo non 10, a questo idolo. Sparo con gli Spark che fanno 2 danni a una creatura per rimuovere un po' delle sue creature. E ora riuscirò a portare a solo uno di vita questo idolo qua in basso. Nel frattempo cerco di preparare un'offensiva sulla fascia in alto. Lui sta cercando sostanzialmente di fare una gara, lui sta scommettendo che lui riesce a distruggere i miei idoli prima che io distrugga i suoi, e quindi si è posizionato al centro. Tra l'altro ha anche ragione, perché di solito Growth riesce a farcela. Infatti ha queste carte fantastiche come Crimson Bull che fanno più 2 di attacco a tutte le tue creature, che è una carta fortissima. Se l'avessi in Energy sarei contentissimo. Fortunatamente pesco un Thunder Surge, carta molto buona, che fa 2 danni a tutte le creature che sono vicine, però costa 6. Quindi riesco a liberarmi di 2 sue creature. Col mio Copper Automaton là in alto, che si suicida per fare 4 danni, porto a 1 anche l'idolo in cima. Qua intanto ci scambiamo un po' di chat dicendo che è una partita molto combattuta, ed è vero. Lui qua secondo me ha realizzato che deve proteggersi, perché non può permettermi di distruggere questo suo idolo in fondo, e infatti cerca di distruggere quindi il mio Cannon Automaton e qua il suo armor, che ho spiegato prima, è davvero davvero utile. E guardate la situazione, due suoi idoli da 1, che sono rimasti a 1, però io ho questo da 6 e se lui me lo distrugge ha vinto. Mi sposto e gioco doppio attacco, una carta che fa fare doppio attacco. E sostanzialmente con questo doppio attacco riesco a distruggere direttamente quest'idolo. Ed è proprio quello che spiegavo all'inizio, questo cannone è ottimo. È ottimo perché con quella carta, che è quella qua, Concentrate Fire, riesce a distruggere a sorpresa un idolo e magari uno non lo prevedeva. Qua purtroppo lo perdo per i suoi attacchi con Crimson Bull e per il Kingfall Veteran, che è quello che attaccava subito appena entra in gioco. E qua, combinazione ottima, che però voglio, allora, voglio rifarlo vedere com'è che era. Ah sì, ok, ce l'ho fatta a fermarlo in tempo. Ho pescato questo Scattergunner, che è una creatura di media forza, medio-bassa a questo punto, ha 4 di attacco ma solo 2 di difesa e costa 3. Lo gioco davanti intanto il mio Bailing, lo chiamo Bailing come la creatura di StarCraft, l'unità di StarCraft che si suicida per far esplodere gli avversari. Comunque, intanto era arrivato il suo turno di attaccare, questo fa 4 danni. Io gioco davanti lo Scattergunner, poi gioco Bombard, che è una carta che abbassa di 2 il countdown a tutte le creature con attacco a distanza, anche a quelle del mio avversario, e così posso
distruggere il Kingfall Veteran del mio avversario e poi fare i 4 danni che mi servono per vincere. GG, good game, ci scambiamo good game. E qua, qual è stato l'errore del mio avversario? Secondo me non spostare il suo Kingfall Jar nella fascia superiore per cercare di prevenire qualsiasi possibile attacco. E secondo me non l'ha fatto perché scommetto quello che volete, che se io potessi vedere le carte che ho in mano, di sicuro aveva qualcosa che aumentava il danno del Kingfall Jar, oppure un'altra creatura con attacco con rapidità per poter distruggere questi idoli. Sostanzialmente, se non avessi vinto in questo turno, avrebbe vinto lui nel successivo, e ho pescato le uniche cose che mi permettevano di vincere, quindi match molto serrato fino all'ultimo turno, per questo che ho scelto di proporvelo, spero sia interessante. Inoltre volevo farvi vedere anche il Solemn Giant, che non so se l'ho fatto vedere molte volte, ed è una carta che mi piace molto. Quindi oggi deve uscire una patch, tra l'altro, quindi se state giocando a scroll oppure se da un po' che non ci giocate potete darci un occhio perché esce questa nuova patch con nuove carte. Grazie per essere stati con me, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!